Il Natale si avvicina, ma è tempo di crisi ormai da anni. Gli italiani si trovano a confrontarsi con l'insufficienza di soldi e di mezzi. Il Natale quindi dei milanesi come sarà quest'anno? Mangiare, se fa qualcosa, quello che si può. E i regali certamente, quello che si riesce a fare si fa. E poi mi sa che quest'anno i regali un pochettino ci saranno meno. Ha rinunciato o rinuncia a qualcosa? Più o meno come l'anno scorso, non più di tanto, però poco ma per tutti. Come regalo cose utili, quello sì. Ecco, cose utili per non buttare soldi. Esatto, esatto, che sono sempre meno e bisogna molto contarli, diciamo. Certo che le cambio. In che modo? In che modo? Spendo poco. Prendo 375 euro di pensione. Con la versibilità non arrivo neanche a un milione. A mille. A mille, sì, a mille. Prendo con la versibilità, è la mia, prendo 800, 840, 850. Si può. Ecco, lei che proprio è a contatto con le persone, come stanno cambiando gli acquisti? Invece che comprare, non so, una fetta di filetto, comprano il roast beef che costa meno, invece del roast beef la polpa, invece non so, dico una scemata, ma dal petto di pollo comprano le cosce, piuttosto che le cosce le ali, al basso. Non c'è più il soldo perché il fattore, perché adesso le pensioni non hanno più aumentato, tutti questi ministri che aumentano parecchi soldi a loro, noi siamo diventati poveracci, perché il mondo di adesso aiutiamo tante persone, quelle straniere eccetera, le regioni è meglio un po' aiutare i poveri gente. È la solita cosa, non è che posso scegliere. O mi mangio questa minestra o mi butto dalla finestra. Meno viaggi. Voi andavate in viaggio prima? Beh, anche. Passavamo il Natale fuori. E adesso? Adesso stiamo a casa. Ma il Natale è meno gaio di una volta, è meno allegro di una volta. Adesso si fa solo per i bambini più che altro. Abbiamo, diciamo così, siamo meno illusi. Avete notato in questi anni un cambiamento negli acquisti? Ma personalmente no, per me è sempre l'andazzo, è quello che è, che dura già da parecchio tempo. Si spera, come si dice, che le cose vadano meglio. Ma è una speranza reale? Ma auguriamocelo, perché solo la morte non c'è rimedio, tutto il resto o li ammazziamo, se si può dire tutti, ma tutti, bianchi, rossi, verdi, gialli, e allora risolviamo il problema, se no... Buon Natale! Grazie altrettanto. Grazie.